video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa morbidissima sciarpa che io ho deciso di chiamare sciarpa romantica. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Linea Four Season. Qualcuna di voi già se lo ricorderà perché l'ho utilizzato anche l'anno scorso per creare una bellissima maglia. Quest'anno invece ho deciso di utilizzarlo per creare questa sciarpa che è morbidissima. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi ed è un misto di alpaca, quindi tiene molto caldo, Tencel, che è una sorta di fibra, cotone e poliammide. Io per realizzare questa sciarpa, che vi dico già è lunga circa 210 cm e larga 22 cm, ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto del 2,5. Voglio farvi vedere anche altri colori presenti sempre sul mio sito Filati Ezza, di cui vi lascio il link in descrizione. È veramente molto belli. Questo è quello più opinabile, ma c'è anche un marroncino che quest'anno va molto di moda, sia il verde che il marroncino. Ho questo per avere una colorazione più solare, che è lo stesso che ho utilizzato l'anno scorso appunto per poter creare il maglioncino. Ora, per quanto riguarda il motivo, io ve lo faccio vedere da vicino, è fantastico, è semplicissimo, è un giro che va sempre ripetuto e io lo trovo molto adatto ad una sciarpa, proprio perché soprattutto per queste lunghe come le faccio io abbiamo la possibilità, quando tira molto vento o se fa molto freddo, di avvolgerla ancora di più intorno al nostro collo, quindi trasformarla in una sorta di scaldacollo, e tiene veramente molto coperta, perché comunque anche se la lavorazione è forata, il fatto che gira più volte intorno al collo tiene veramente bello caldo. E non dimenticate che comunque come percentuale c'è l'alpaca, che già di per sé tiene ben caldo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, se così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi ci vediamo presto con un altro nuovo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa, io ho deciso di utilizzare questo fantastico filato della Mistrico Filati Linea Four Season, che è morbidissimo. Io ho scelto questo colore, che è il colore numero 7, ed è un colore molto romantico, per questo ho chiamato appunto questa sciarpa sciarpa romantica. Per quanto riguarda la lavorazione, allora io lavorerò con l'uncinetto numero 5,5, ho montato 25 catenelle. 25 catenelle mi permette di avere una larghezza di 22 cm, e per me, per una sciarpa, va più che bene, anche perché la voglio più sottile ma più lunga, in modo tale da fare più giri intorno al collo. Per questo non la voglio molto larga, però la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6, a cui va aggiunta una catenella. Infatti il mio multiplo è 24 più una catenella, quindi 25. Per chi vuole farla più larga deve andare a montare, rispetto alle mie 25 catenelle, 6 catenelle in più o 12 catenelle in più. Non fatela troppo grande, a meno che non vogliate realizzare una stola. Benissimo, è molto semplice, vi dico già che il giro da ripetere è sempre uno, ma partiamo con il nostro, chiamiamolo giro base, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro nella prima delle mie catenelle di base, vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza, scusate, tolgo un po' qua così vedete meglio, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo. Nella terza vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Prendo il filo, vado nella terza catenella, quindi ne salto 2 e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, 2, 3. Scusate, ogni tanto mi tiro il filo. 2 catenelle, 1, 2, rientro maglia alta, salto 2 catenelle e si ricomincia da capo. Entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo da fare 3 maglie alte, una, 2, 3. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Ora un'ultima volta, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3.
2 catenelle, 1, 2, rientro un'altra maglia alta, salto il 2 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare le mie 2 maglie alte. Così abbiamo fatto il nostro giro base. Ci giriamo con la lavorazione, il giro che faremo adesso lo dovremo sempre ripetere e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, rientro maglia alta. Salto, vado direttamente dove ho le 2 maglie alte, vado tra le 2 maglie alte e ricomincio da capo, andando a fare 2 maglie alte, 1, 2, vado nell'archetto e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, rientro maglia alta. E ricominciamo, vado tra le 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, 1, scusate, mi sto tirando tutto il filo, 2, vado nell'archetto, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro maglia alta, ancora, quindi un'ultima volta, vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, vado nell'archetto, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro maglia alta e vado a finire facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due. Si gira la lavorazione e si ricomincia da capo. Ora ricordatevi solo quando andiamo a lavorare che le prime 2 maglie alte e le ultime 2 vanno fatte una sopra ogni maglia alta, quindi l'inizio e la fine andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, mentre nelle strisce centrali le 2 maglie alte vanno fatte sempre tra le 2 maglie alte del giro successivo. Questa è l'unica differenza tra inizio e fine giro e poi si fa sempre lo stesso giro. Io adesso continuerò a lavorare, vi dirò non quanti giri ho fatto ma quanto ho fatta lunga la mia sciarpa e vi dirò anche come andare a rifinire l'ultimo giro. Allora, ho terminato la mia sciarpa. Alla fine io l'ho fatta lunga circa 210 centimetri. Questo perché, come vi ho detto, la volevo stretta, ma poterla avvolgere più volte intorno al collo. Mi piace più questo genere di sciarpa. E quindi l'ho fatta lunga circa 210 centimetri, lavorando un totale di due di questi gomitoli. Come potete vedere però in fondo c'è una piccola differenza, questo perché qui abbiamo un giro di catenelle mentre qui avevamo solo lavorazione. Allora io non ho voluto, potevo benissimo andare a fare un giro di maglie basse, catenelle, maglia bassa nell'archetto per cercare di avere la stessa rigidità che ho in quest'altra parte, però invece ho fatto soltanto un giro di maglie bassissime. Perché poi con il panno e il ferro da stiro, naturalmente senza vapore, cercherò di fare in modo di appiattire qui, tirando un po', una volta che l'avrò lavata, in modo tale che poi la lavorazione sotto avvenga così, non proprio rigida in questa maniera, ma meno ondulata. Vedete, già così comunque l'ondulazione è minore, quindi con un po' di ferro da stiro la farò in modo da terminare, farla meno ondulata possibile. Mi piaceva di più fare terminare in questa maniera. Quindi anche questa sciarpa è pronta. Devo solo nascondere i fili.